Ginosa festeggia un altro centenario, quello di Rosa Giannini, classe 1913. Sposata nel 1939, Rosa ha dato alla luce 4 figli, 2 maschi e 2 femmine che ieri, tra l'affetto dei tanti nipoti e degli amici di sempre, hanno voluto festeggiare questo straordinario traguardo. A renderle omaggio il sindaco di Ginosa, Vito De Palma, l'assessore Leonardo Galante ed il consigliere comunale Stefano Notarangelo che, oltre alla targa ricordo e alla torta, le hanno portato l'abbraccio simbolico dell'intero paese. Ed una risorsa per l'intera comunità ginosina. Alla signora Rosa Giannini per il suo centenario di vita. Che mi importa se mi vanno, tanta casa devo andare. Nell'arco della sua vita, Nonna Rosa ha visto alternarsi 10 papi, vissuto l'affascinante mondo degli anni 20 e patito la prima e la seconda guerra mondiale. 2 occhi che raccontano la storia d'Italia. Devota a Dio, Rosa mandava tutte le domeniche i figli in chiesa, trasmettendo loro valori come il rispetto e l'amore per la vita. Una mamma, come ricordano i figli, che raramente urlava, ma sempre gentile e premurosa. Nome? Lidia. Nome? Pino Russo. Nome? Roberto. Nome? Tina. Allora, che mamma era mamma Rosa? Brava, religiosa, mai nervosa, e pensava solo alla famiglia, a cucire, ai figli, e non usciva pochissimo. Quando usciva andava in chiesa, questo mi ricordo io di Nonna Rosa. Molto devota, molto, fino alla fine, ancora adesso. Cosa vi ha insegnato mamma Rosa? Ci ha insegnato tante cose, innanzitutto molta educazione e soprattutto a non bestemmiare, la cosa che proprio odiava. E poi era contento quando sentiva noi da bambini che eravamo andati a messa la domenica, era molto gioiosa di questo. Un ricordo che avete della mamma? Il ricordo della mia famiglia è che lei si è sposata con mio padre il 39 e fino al 1950 mio padre, appunto dei Carabinieri, ha fatto servizi in Toscana, dove noi siamo tutti nati lì, io a Pisa, mia sorella a Grosseto, mia sorella pure, mio fratello. E nel 1950, avendo cessato il servizio militare, siamo tornati a Ginosa, che era il paese dei miei genitori, e da allora siamo sempre rimasti nel mio paese. E lei ci ha dato un'educazione veramente, che ne siamo entusiasti, e la ringraziamo per tutto quello che ha fatto per noi, e siamo contenti che oggi stiamo festeggiando questo centenario. Un piatto, il piatto preferito? Allora, il piatto preferito è la frittata di carciofi, che me la fanno fare come antipasto a Natale, a Pasqua e tutte le feste comandate, le mie amiche, questo, io lo faccio sempre. E perché... la domenica che ragù preparava? E preparava il ragù di carne mista, che è la caratteristica anche pugliese, diciamo. Però i suoi piatti erano vari, appunto c'era la cucina ribollita toscana, c'era quella pugliese, c'era quella, diciamo, molto antica, pasti e ceci, fagioli, tutte le pietanze, diciamo, che sono. Santa Maria, Madre di Dio, prega per Cattolica adesso, della nostra morte. E mi dai un bacio qui, un bacio? Forse in amore le rose non si usano più, ma questi fiori sapranno.